E ora le conclusioni. Io intanto voglio... Sì, umano. Vorrei ricordare, anche visto che siamo in argomento, che c'è stato chi durante la campagna elettorale ha chiesto che la Simonetta Saliera si dimettesse perché aveva guardato con attenzione, peraltro, non è che avesse smesso di sventolare la bandiera della CGIL, no? Il campanello della Fiomma, ha detto che guardava con attenzione la manifestazione che sindacale che era avvenuta a Bologna con lo sciopero dell'industria e poi dopo la giornata del 25 hanno chiesto la dimissione. Tra questi anche uno di cui si parla come possibile assessore, l'avevo letto. Non faccio il nome, no? Ma il cognome lo prendo. Di cui si è venuto a parlare che tra i papabili sono come assessore, insomma. No? Sì, perché c'è anche Nani e Ballerino. Questo è stato il clima di quella campagna elettorale. Ed è per questo, siccome io sono stato e sono un sostenitore della Simonetta, non da oggi perché ne conosco tutte le virtù morali e umane, prima ancora che professionali, che per me sono quelle che prima fanno agio anche sulla stessa cosiddetta competenza. No? Competenza si fa, se non sei una cosa la studi, no? Se ti mancano degli strumenti li puoi prendere su se non sei deficiente. No? Ecco, basta che uno non sia deficiente e sono sicuro che abbia una discreta capacità di apprendere tutte le conoscenze che gli possono servire per risolvere il suo problema, se capisce il problema, normalmente se le fa. Facciamo così tutti noi, no? È vero? Noi non pensiamo di essere stupidi e incompetenti, pensiamo che se riusciamo a individuare il problema, riusciamo anche a mettere insieme gli strumenti che ci servono per risolverlo, cioè la competenza, no? Ma il vero requisito della classe politica è un altro prima di essere questa competenza, no? Questa è una cosa che si fa sul campo, con l'esperienza, con lo studio, con le applicazioni. Sono le virtù che sono invece di carattere morale, di carattere che attengono alla comprensione politica. Queste sono le vere virtù che deve avere la classe politica. Quando la classe politica è in difetto di visione politica, è in difetto di alimento motivazionale, inesorabilmente si affloscia. E siccome l'uomo è una creatura mortale, condizionabile e circostante, sarà portato a fare qualcosa che noi stessi facciamo, insomma, no? Pensiamoci la verità, perché la gente pretende dalla classe politica dei comportamenti che sa benissimo sono diversi dai propri, no? Insomma, chiunque ti prende e ti mette, se la magistratura viene a casa tua e ti mette a testa in giù, figurati se non trova che non hai pagato una multa, che hai fatto qualche cosa, che c'hai qualche cadavere nascosto da qualche parte, no? Allora, noi di noi stessi però abbiamo una visione giustificazionistica, ma che è anche sana, no? Che dice, cioè, no, quando ci diamo un giudizio di moralità su di noi, diciamo così, ci guardiamo nell'insieme, ci guardiamo, è vero o non è vero? Noi sappiamo, quando facciamo esame di coscienza, ho fatto questo peccato, ho fatto quest'altro, però alla fine, in qualche modo, insomma, però, sulle cose fondamentali, no, non ho sbagliato, no? E quindi mi assolgo. È vero, lo facciamo così con noi, non è che ci chiediamo, nessuno che fa l'esame di coscienza dice ho fatto tutto bene, perfettamente, non ho sbagliato mai, sono un santo e quindi mi candido ad entrare in regione. Quindi acquisire questo principio di realtà. Comunque, io ho sempre sostenuto la Simonetta per queste ragioni, prima che per altre. Perciò non sono d'accordo con quello che mette in giro il suo comitato e sostegno, Simonetta, ma faccia l'assessore, insomma, non vorrei che alla fine finisse, ne già un assessorato qualsiasi, giusto così, così la contentiamo, la tacitiamo, la mettiamo nel cadrellino, no? Cioè, o c'è un riconoscimento effettivo del significato che hanno avuto queste 12.000 preferenze e si valuta il loro valore politico, no, e si remunera questo valore, che è un valore collettivo, e si fa un investimento, oppure no, se si tratta di mettere a posto uno pur che sia, perché poi dopo sta tranquillo e contento, no, è il modo di sprecare quella ricchezza peraltro, quei 12.000 voti, insomma, no? Come che avesse bisogno di un posto,
Intanto la Simonetta, la Simonetta esprime al meglio la prima vera funzione della classe pubblica, che è la rappresentanza. Cioè lei rappresenta. E questa è la prima cosa fondamentale, perché chi sale là deve prima di tutto rappresentare. Rappresentare domande, bisogni, esperienze, umanità, eccetera. Tutti i volti di quelle 12.000 persone e anche quelle che si possono legare intorno come alone. Quindi questa è la prima cosa fondamentale. Poi per il governo o è commisurato, no, a questa pretesa che è forte, ambiziosa, che è nella rappresentanza, oppure è meglio lasciare perdere, no? Si potrebbe trovare il modo di investire proficuamente, perché la situazione secondo me è molto in movimento, cambierà ancora molto, col cappero che tornerà tutto a posto dalla sera alla mattina, no? E il quadro nazionale è a sua volta complessissimo, per non parlare di quelli internazionali, insomma, ma noi ci rendiamo conto di cosa parliamo quando parliamo della crisi italiana e europea, insomma, no? Stiamo a perderci sulle nostre cose, ma lo scenario è questo. Quindi sulla Simonetta questo è il mio pensiero. Poi per il resto l'unica cosa su cui non sono d'accordo è après Matteo le deluge. Ma questi, come? Dopo Matteo, come si è detto, io odio i Mattei, sono frutto di una generazione di quarantenni che avevano genitori strampalati che davano un nome profetico ed evangelico ai loro figli. Vengo dalla generazione dei Fausti del dopoguerra che seguivano Conti. Quindi io non ho una grande... Comunque, questa storia così salvifica, questo mito leggendario, no? È minaccioso, che vorrebbe fare paura, che dopo Matteo c'è il diluvio, tutto crolla, no? Il 44% vuole fare la rivoluzione? No, appunto, ma dove sta scritta questa? Ma ci rendiamo conto anche qui, a forza di fare questo ragionamento, perché, ma cos'è il cattivo di questo ragionamento? Che è fatto a prescindere. Perché se tu parti dal presupposto che dopo Matteo c'è il diluvio, vuol dire che qualcosa fa va bene comunque. E io rinuncio a discutere qualsiasi cosa, rinuncio a fare qualsiasi critica, tutto quello che mi fa inguaiare mi va bene, perché dopo di lui ci sarà Salvini, l'ha detto lui, ma quando torniamo a votare avrò davanti quel Salvini e me lo mangio tranquillo, perché la gente avrà paura, come nelle europee, ma la stampa che montava Grillo, che non era vero, che non era falso, perché io avevo i sondaggi, li facevo io, quella volta, io sapevo che erano in crisi i grillini. Ma tutta la stampa celebrava la grande montata di Grillo e un mucchio di gente è andata a votare per paura di Grillo. Il voto utile, ma il voto utile non lo puoi tirare più di tanto, perché se lo tiri una volta, lo tiri due, ma la terza, la corda si rompe, perché se la terza volta ti presenti, votate me, se no il diluvio, se no Salvini, la gente capisce che tu non hai niente da proporre, che la tua proposta è vivere solo sulla paura del babau che sta fuori di te, al lupo, al lupo, al lupo. Poi tra l'altro quando arriva ti mangia, tra l'altro, no? Forza di dire. Non funziona questo modello qui, non funziona. E quest'uomo non lo capisce purtroppo, non lo capisce. Ha rottamato tutto, il risultato sono i discorsi che sentiamo qui. Non c'è un partito che discute, i militanti allo sbaraglio, perché vituperati e trattati come dei menoatti o dei deficienti, dei mongoloidi, no? O peggio, frutto alienati, una cultura politica da superare, da buttare a mare. La direzione nazionale, ma le discussioni che fanno, ma fanno scappare da ridere, ma quella è una direzione. Il 70% di quella direzione sono dei nominati da Renzi. Perché questo partito ha trovato modo di fare questo marchingegno terrificante, per cui si fanno le primarie, quello prende il 70% che vota Pinco Pallino e chi che sia, e al 70% dei posti li nomina lui, in direzione. Ma che cosa volete che discutano? È un'assemblea di plaudentes che dicono bravo, bravo, fanno gli uli quando parla, infatti, tu vedete, fanno che fa l'introduzione delle gran funzioni dei comizi, poi conclude con un altro comizio, ma che è una direzione, ma io sono stato nella direzione del vecchio PDS, ma è la camera dei lord quella lì, no? Dove tutti ci si ascoltavano in silenzio, vedo persone, tutti che camminano, girano,
i poveretti della sinistra la usano come diritto di tribuna, perché fanno un discorsino, da lei mi è andato lì, ai 3 minuti gli hanno puntato sopra, taci, hai superato i 3 minuti. Capisco che possiamo dire tutto il male che vogliamo di D'Alema, però è interessante ascoltare le sue argomentazioni. Ciao. Lì no, al 3° minuto, zank, quella la presidenza l'ha tolto, perché lui vale come Baringassi Alfredo, che viene da Castellammare, che anche lui 3 minuti, paro, e non può dire un altro, porta lì il suo cadrenino. Ma che cazzo di direzione è? Ma come fa un partito a fidarsi? La linea politica viene definita da questi sciamanati, da un organismo da questo tempo. Ma ci rendiamo conto che ha le cose ridotte? No, che viene qui il giorno, qui viene qui con i sindacati, ma noi tutte le critiche al sindacato, ma i primi critici del sindacato sono i sindacalisti stessi, che ha la tessera, io l'ho avuta per 35 anni, da quando vivo, sarà l'unica tessera che conserverò per sempre. No, ma la gente critica il sindacato perché è il suo sindacato. Oh, come la gente criticava, ma le riunioni del vecchio PC, quando arrivavano qui gli assessori, gli contavano i peli del buco del culo fino all'ultimo. Perché era il tuo assessore e quindi gli tagliavi le unghie, capisci? Perché se è tuo lo critichi, no? Ma qui si è prodotto un pensiero proprio delle estraneità sociali, ma io ho letto sui social network addirittura spesso purtroppo ho visto perfino gente con una tradizione di militanza comunista scrivere sull'articolo 18, ma delle cose infamanti, ma che neanche nel padronato del 400 si sostenevano quelle cose. Io prima che sia andato ho letto l'intervista di quel Nardella, messo lì, che ha scritto: i sindacati interpretano l'invidia sociale, cioè quelli che non ci riescono, gli sfigati. Ma vi rendete conto? Ma neanche Berlusconi, ma da che tornare Berlusconi? Non è mai arrivata quella cosa. Lui aveva un limite, che erano i suoi interessi. Berlusconi era in qualche modo, aveva una struttura di autocontrollo, i suoi interessi. Questo l'impressione che non ha una struttura di autocontrollo, perché le spara, no, le spara, cioè ha devastato la politica. Della stanza politica, questa. La politica di questo è un altro paese. È un altro paese. Tempo. Non lo so, insomma. E quindi. Che si deve fare? Però non si può non dire questa roba qui, insomma, no? Così. C'è un punto in cui proprio non se ne può più. Ma tu dici, Matteo, ma lui stesso irridono a questa sinistra che ha preso questo flusso del 10% dal PD, non è così poco, il 10%. Ma sui 100 elettori delle elezioni europee, mica sui 40 elettori delle elezioni. Oh, quella sinistra lì è vero, sono roba da tempo sociale, non c'è modo di conoscere questa. Come si chiama? La quinta valle, la poveretta. Ma vi vedete, se loro qui fanno 2 cifre e sono questa roba qui, ma l'eventualità che una formazione di sinistra che abbia un minimo di decenza nel suo gruppo dirigente, che capisca la situazione in cui si muove, quelli hanno fatto l'assalto alla sede del Passepartout, era andato fuori la quinta valla, no, era una roba su un piatto d'argento, doveva andare lì davanti a dire guai chi tocca una sede in un partito democratico, è andata lì a dire sono compagni che sbagliano come le BR, le una deficiente, capisci? Cioè una persona che sa fare politica in quella circostanza va lì e ti porta via una massa di voti, esatto, di un mucchio di gente sbandita del PD, che non va mai a votare, te la porta a casa. E invece i nostri si sono, a quel punto, meglio astenersi, hanno detto nostro. Ma se lì c'è una persona intelligente, ma hai voglia quel 10%, te lo raddoppiavano, attenti, perché tra un anno e mezzo, quando si va a votare a Bologna, sarà molto schiccia. Molto schiccia, perché non è che possiamo cavare con l'argomento che beh, a Bologna c'è l'università, c'è sempre questo strato di estremismo ideologico, no, non è mica vero, potresti trovare anche cose più importanti. E comunque io penso che nel caso della politica bolognese un passaggio rilegittimante ci vorrebbe,
Perché tra le tante cose fatte da questo governo, una riforma del Senato che non sta in nessuna parte del mondo, no. Un Jobs Act che dovrebbe servire ad affrontare il dramma della disoccupazione, il cui presupposto è la licenziabilità di chi lavora. No, queste sono le grandi misure portate a casa, il grande lavoro di questo governo. Tralascio il fatto che abbia distrutto il partito, gli iscritti mandati a casa, finanziamento niente, perché non c'è più un giornale, non c'è niente, finanziamento si fa con i miliardari che ti portano i soldi. Lasciamo perdere tutto questo, guardiamo l'azione di governo. Riforme istituzionali che non stanno né in cielo né in terra. Abolizione delle province, non sono state abolite. Il risultato è semplicemente che non fanno più niente. Quindi la spesa è diventata totalmente improduttiva. Adesso penso, non si sa chi curerà le strade provinciali quest'inverno quando nevicherà. Perché loro dicevano, beh tanto se ne occupano i comuni, ma i comuni non sono in grado, ma le unioni non sono in grado di occuparsi di queste cose. No, ma non hanno neanche le tele. No, hanno semplicemente distrutto un ente, sostituendolo con niente. La città metropolitana, lo dite voi stessi, nasce morta. Ha un mostro, io ho assistito alla presentazione dello statuto, ho parlato con mio amico Camelli la sera, perché gioco a biliardo con lui, no? Principe del foro, tra gli amministrativisti in fonte. E se ti, scusa, dico, ma ti risulta che so, in un comune del Transnester, no, del Tagikistan, ci sia uno statuto del genere? Dice no, non esiste. Uno statuto in cui, no, pensate, il Consiglio può sfiduciare il sindaco, nel comune il consiglio può sfiduciare il sindaco perché gli vota contro, non vota il bilancio, il sindaco va a casa, il consiglio va a casa, anche lui si suicida, ma in fondo c'è una razionalità. Se il sindaco non va bene lo manda a casa e se ne è esonerato. In questo caso il consiglio vota contro il bilancio della città metropolitana, il sindaco non va via, resta lì perché è il sindaco di Bologna. Lo mandano a casa i cittadini di Bologna al massimo, perché non si occupa dei marciapiedi o di qualcosa di importante per loro. No? No, questa è la governance di questo ente, capisci? Di questo ente. Dove tra l'altro questi consiglieri escono, non si capisce quando comincia il mandato, quando finisce. Praticamente in realtà l'unico mandato che esiste è il mandato del Comune di Bologna. No? Uno statuto, ma una cosa delirante, no? In ogni caso, visto che noi sappiamo è improbabile passare l'elezione diretta da parte degli abitanti della città metropolitana tutti interi per le ragioni che conosciamo, perché nessuno si attenta a scorporare il Comune di Bologna, voglio dire un passaggio di legittimazione per cui almeno, no, si convochino, che so, delle primarie in cui il sindaco metropolitano viene votato simultaneamente all'atto del suo rinnovo del Comune di Bologna e dell'amministrazione. Sia in quanto sindaco di Bologna, sia facendo votare anche i cittadini metropolitani in quanto sindaco metropolitano, non sarebbe una cattiva cosa secondo me. Cioè ci mettiamo qualcuno di questi problemi, che sono i problemi della rappresentanza e di una governance razionale basata sulla rappresentanza, che sono l'ABC neanche di una politica di sinistra, ma sono l'abecedario elementare del diritto costituzionale, dico almeno quello. Ma che è sto riformismo qui che si buttano delle cose lì strampalate, sta legge elettorale che non stanno in piedi, ha dei difetti di costituzionalità in origine e c'è stata appena la sentenza, non si capisce perché si deve per forza fare adesso una legge elettorale con i problemi che ha il paese, non la disoccupazione, queste cose, e per forza ci vuole la legge elettorale. No, per quale ragione? Combinata con Berlusconi, con difetti di costituzionalità, ma questo è riformismo? Questa è confusione, e basta, è caos, non è riformismo. Il riformismo, cioè il riformismo è il cambiamento, il riformismo significa mettere in forma le cose prima di tutto, etimologicamente mettere in forma ciò che è stato deformato, così dice nella teologia, no? Da cui originano questi concetti, è rimontare in forma ciò che la prassi, la natura umana cattiva in sé ha deformato. Non è il cambiamento, perché il cambiamento è fare qualsiasi cagata, è un cambiamento. Cambio verso, ma dove vai? Ma cosa fai?
Ma cosa stai facendo? Stai costruendo la tua insostituibilità perché dopo di te viene il diluvio? Ma io dico, ma che se ne vada via! Costruiamo l'arca di Noè! Albertini, sei vecchio, sei da rottamare!